Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Confettimaxtris.it. Centinaia e centinaia di provini, 32 sono rimasti e inseguono il sogno di avere la loro occasione. Benvenuti alla prima puntata di Dammi un'occasione! Ed eccoli i magnifici 5 che sceglieranno i 10 che continueranno questa avventura. Con Marco Calone, Nancy Coppola, Stefania Lai, Giusy Attanasio, Enrico Femiano, e poi c'ho il mio amico di sempre, Fabio Brescia, speaker radiofonico. Quanti mi piace che ho, dalla mattina fino alla sera, quanti mi piace che ho. 250 per la gattina, 340 per la nonnina, 12.000 nel piatto di pasta, quanti mi piace ma poi non mi basta. Io faccio le foto col cellulare, scrivo di tutto col cellulare, io ho 30 anni col cellulare, vivo coi miei col cellulare, non vado mai a lavorare ma non mi posso solamentare perché... La mia vita mi piace così, col cellulare, che sia finito facile. Ed è un'introduzione corretta, Gemma Tisci, una delle mie ospiti fisse, stamattina parlo così. Ebbene, Gemma, oggi ci interroghiamo sul dolore, ma prima di lanciare la copertina ed entrare nel vivo... Tu hai una definizione di dolore. Come? Che certo. Cos'è il dolore? Il dolore è quella cosa che ti distrugge dentro, che ti consuma. Io, e va elaborato, ed è vera quella cosa? Si deve elaborare, si deve ognuno elaborare lo fa a modo suo. Ognuno ha il suo modo di elaborare il dolore. È come il lutto, ognuno lo elabora a modo suo. Anche fibendolo. Sì. Quindi... C'è uno spiraglio, probabilmente non condanni del tutto questa esibizione del dolore. No, assolutamente. Vedi, e ne parleremo con te tra poco. Un fenomeno. Vado da dottoressa Rita Mendito, psicoterapeuta. Rita, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, ragazzi. A te, Rita, da persona, da donna, ma anche da professionista. Il dolore cos'è? Assolutamente un'accettazione di una fase del ciclo della vita. È una cosa che soprattutto dobbiamo cercare di non evitare, ma di attraversarlo, di viverlo, di accoglierlo in modo tale che possa essere un'esperienza di vita. E può essere esibito? È un modo per elaborarlo? Beh, su questo c'è tanto da dire, ovviamente come si espone che fa cambiare il senso. Certamente come tutte le emozioni, perché di dolore parliamo in maniera superficiale, ma quello di cui parliamo è tristezza, è rabbia, è disgusto, è paura, sono queste le emozioni da cui deriva il dolore. Molto spesso il dolore può essere associato a due emozioni, la tristezza e la rabbia. Quindi ovviamente provare a darne una definizione, darne i contorni, ci può aiutare anche ad attraversarlo in maniera costruttiva piuttosto che distruttiva. Sarò da te tra poco, vado invece da una che di social se ne intende, non c'è ancora, mi avevano fatto lo scherzo, allora lancio il mio talk così, copertina.
Ed eccoci, in questa copertina abbiamo visto di tutto, sì. No? Si parlava anche di malattie, certo. Un altro capitolo, Selvaggia, certo. Lucarelli ultimamente se ne è occupata tanto, perché poi dietro queste malattie arrivano raccolte fondi che più, sì, delle, vabbè, volte... Quella però io me le risparmierei. Quello me lo, quelle foto, però di queste, quelle persone, foto sono molto crude. Sono molto di crude. Che... Sono... Vado da una che di social se ne intende, la nostra Deianira Marzano, influencer. Deianira, ecco. Ma io sto in macchina, vado, vengo, perché ovviamente siete stati ritardatari. Grazie per questa cazziata in diretta. Grazie. No, perché non voglio sembrare io una scostumata che, ma dice, figurati, questa va, viene con questo collegamento. Stai serena, non ti preoccupare. Deia, vado subito al nocciolo. Tutto. Tu che insomma sui social ci vivi e ci lavori, ma il dolore così esibito anche a te fa specie, perché a me fa specie, magari a Gemma no, a qualcun altro no, o tu che ci sei abituata non ti fa né caldo né freddo, che ne pensi? Allora guarda, allora ci sta quello dei VIP, che è quello che si fanno venire le mosse a terra per fare un po' di hype ed è una cosa, e poi c'è questo qua che a volte su cui si sofferma molte volte la Lucarelli, che di tutti questi, diciamo, queste persone che utilizzano TikTok per mostrare magari figli che hanno malattie eccetera eccetera, e io là ho approfondito di più, perché comunque con la curiosità molte volte sono andata a vedere di che cosa si parla. Mi è capitato proprio ieri di ascoltare il video di una mamma. Allora devo dire che a me impressiona, cioè secondo me a un certo punto si sumerà il limite. Sì. E là bisognerebbe, io, cioè penso che non, veramente ho visto delle cose che comunque mi hanno lasciato un attimo interdetta. Invece quando per esempio ieri ho sentito quella mamma che era stata criticata dalla Lucarelli perché aveva fatto quella raccolta di regali, allora là ho detto bisogna andare a vedere caso e caso, come, certo, il reddito, no, di cittadinanza, bisogna andare a vedere caso e caso. Perché nel caso in cui c'è una signora che magari fa una raccolta fondi di regali e comunque non sono soldi, sono regali che vengono portati in un ospedale, e questa signora lo fa perché ha perso un figlio e quindi si sente sensibile a queste realtà, secondo me è davvero anche brutto, insomma, attaccare una persona che sta facendo una cosa del genere, no? Senti, sì, sì, sono d'accordissimo su questo, ma a te verrebbe mai in mente, lo chiedo a tutti, inizio da te, pubblicare la foto della bara di un nostro caro, piuttosto che di questa mano stretta mentre se ne sta andando e sta lasciando questa terra, chat in cui... Ma guarda, allora io non lo farei, perché comunque nel mio anche personaggio non ci sta proprio, diciamo, cioè io non posso nel parlare tuo di personaggio, gossip che fa ridere. Nel tuo personaggio no, allora poiché il mio profilo, poiché il mio profilo social è il profilo social di una persona che comunque parla di commenta i VIP, certo, parla di pettegolezzi, io non posso a un certo punto far vedere una condizione mia drammatica e dopo, o di un'altra persona, e dopo 10 minuti poi parlo di un pettegolezzo, certo, perché anche diciamo di cattivo, cioè di cattivo gusto e anche irrispettoso, quindi talvolta non parlo anche delle cose tragiche che riguardano le persone del mondo dello spettacolo. Evito, perché dico, io metto un post dove magari a questo c'è morto un parente e dopo 5 minuti segue il post dove parlo del GF. Però non è che tutti fanno questo ragionamento qua. Ecco, quindi voglio dire, non ti senti nemmeno di giudicare un video in cui ti viene mostrata la bara, il funerale, palloncini che volano. Certo. Tu parli però delle persone comuni? O sì, delle persone comuni. Ma no, vabbè, ma le persone comuni non lo fanno per fare hype o per farsi pubblicità, forse si sentono loro di, cioè, mostrare, certo, di condividere il dolore. Il dolore, io sono, certo. No, guarda, da questo punto di vista, allora, secondo me, se non si parla di bambini e di cose all'eccesso che io ho visto su TikTok e veramente le ho trovate eccessive, a volte va anche bene condividere il dolore, perché penso che così è come se uno... È sempre forte, allevia, il dolore poi diventa allevia, quello che succede, allevia, però esatto, diciamo anche la parola di un estraneo, in quel momento ti fa stare meglio. Benissimo, grazie, no, Deianira, semmai ci riacchiappiamo dopo. Gemma? Certo, io non metterei mai la mano stretta di mamma, come non l'ho messa infatti, e non ho messo la bara e non la metterei mai di nessuno, per carità. Però quando vedo cose del genere...
Le accetto perché noi dobbiamo partire da questo presupposto. Anche il dolore è cambiato, anche la manifestazione del dolore è cambiato. Come è cambiato il linguaggio, come è cambiato... È un fenomeno di passaggio. La sociologia ci insegna che esistono questi cambiamenti. Allora, in questo momento anche il dolore... Poi i social che cosa sono? Una grande piazza. Allora, la bara prima la vedevamo in piazza, avanti la chiesa, con tutte le persone dietro che piangevano. Adesso la vediamo sui social, pure per questi funerali, questi esequi così, non esistono più. Quindi c'è un cambiamento anche di questo dolore, di queste cose che fanno parte della nostra vita, di queste cose dolorose della nostra vita. Ora c'è chi lo mette sui social, io non lo farei mai, non l'ho fatto e non lo farei mai, ma per carità di Dio. Io ho visto gente che prima di morire si è fatta riprendere gli ultimi momenti della propria vita, si è fatta riprendere in ospedale, a casa, non lo so con quale coraggio, però, ma perché non risparmiare questa cosa agli altri? Certo. Però c'è chi lo fa. E quindi lo allora, rispetto. Dato che io sono, ormai ho accettato il cambiamento, non pensare che non abbia avuto i miei momenti di repulsione, dire ma che cos'è, però l'ho accettato e mi rendo conto, anche perché, appunto, ripeto, la sociologia ce lo insegna, i fenomeni esistono. Si parlava, quando io stavo all'università, si parlava della fine della famiglia e dei suicidi di massa. Ci siamo arrivati. All'epoca mi sembrava una cosa così lontana. Invece. Dopo la seconda metà degli anni Ottanta, quando lo studiavo io, non sono giovane, si vede, e ci siamo arrivati già da un bel po' di anni, sì. E siamo arrivati anche a questo. Certo. Rita, vengo da te, dottoressa Menditto, psicoterapeuta, ti faccio un esempio, no? Mi sono imbattuto in un video su TikTok dove, chat di WhatsApp, Serena, mamma è morta, tu già comunichi la morte di una mamma su una chat di WhatsApp. Sì. Ne parte un sottofondo di cuori che battono, una serie di fotografie, una musica malinconica sotto, si finisce con, se tu l'hai saputo su WhatsApp, la mano di mamma stretta, vuol dire che già era morta, quindi tu sei andata sul posto, hai stretto la mano di mamma, ci hai fatto una bella fotografia pensando di metterla sui social, e in ultimo questa bara che esce dalla chiesa. Hai fatto un report di quello che tu hai... La Ma cerimonia funebre. Al di là del... Non metto in dubbio il dolore che un figlio possa avere nei confronti, certo, di un genitore che muore. Ma la forza di fare tutto questo la si può trovare in quei momenti? Chiedo. Bravo, questa è una buona domanda, anche perché secondo me dobbiamo cercare di condividere quali sono i veri motivi, no? Ne posso adesso, mi vengono in mente 5 motivi per cui noi sentiamo il bisogno di condividere, che siano VIP, che siano persone comuni, che sia un dolore o che sia una grande felicità. Il bisogno di condividere nasce da un bisogno di autostima e autorealizzazione, certamente, ma anche mostrare la propria identità, affermare uno status e, per esempio, anche... apparire felici oppure apparire tristi, cioè il bisogno di condividere è anche una questione di ricompensa, perché quello che si fa lo si fa per ottenere qualcosa. Nei momenti felici, nelle belle storie ci può essere un like per questo, ma quel like, quello stesso like nel momento in cui viviamo un dolore è visto più come una carezza, come una coccola, come un io ci sono insieme a te, insieme a questo dolore, ed ecco che iniziamo a condividere attraverso i social anche le nostre emozioni. Quindi non pensi che su TikTok in modo particolare sia anche un discorso di visualizzazioni, anche quindi di monetizzazione? Non so, io non ho TikTok, quindi non lo so. Io sono certa che ci sono anche queste modalità, sicuramente, ma non lo scopo è quello che dici tu, ma non è finalizzato a quello, ma è finalizzato a condividere un'emozione. Cioè, se io vedo che ci sono tante visualizzazioni, significa che il mio dolore è arrivato un po' dovunque, non mi sento sola e riesco un po' anche a condividerlo. Quindi non è finalizzato ad avere, per esempio, per quanto riguarda emozioni positive, ad avere l'approvazione, lì parliamo di mancanza di autostima, ho bisogno di ricevere i like perché qualcuno accrediti quello che sto facendo. In quest'altro caso, invece, ho bisogno di sapere che gli altri condividano, che sappiano, così che io mi senta più sollevata.
Quindi però è anche vero che poi il Fossar Gem è diventato proprio parte integrante della nostra vita, del cellulare è una piazza, è una... prima si diceva internet è la finestra sul mondo, è vero, è anche una finestra sul mondo, ma è la piazza vicino casa nostra, dove partecipano anche meriti sconosciuti. Perché io ho messo appunto i cuoricini a gente che ha messo queste foto che non conoscevo, perché in quel momento mi hanno fatto anche tenerezza. Come dico, no? Ma per pubblicarlo lo vuole un cuoricino, ma poi glielo metto un cuoricino, perché no? Ecco, perché negargli una carezza? No, perché negargli una coccola? Però non mi nascondo che la mia paura è che si vada, che il dolore vada anche a perdere di valore. Ha già perso di valore quel vecchio valore di cui che noi conosciamo del dolore. Io, per un fatto cronologico più di te, già non esiste più. Io, dopo un mese e mezzo, ho perso mamma in un incidente, non l'ho persa di malattia, un incidente domestico, ma l'ho persa in modo tragico. Quindi non te lo aspettavi, no? Una donna bellissima, attiva. E comunque ho perso questa mamma. Io dopo due mesi mi sono sentita dire che stavo ancora così chiusa, rigida, ecco, piangevo di nascosto a casa mia, perché già le amiche mi dicevano, ora basta, cioè non erano manco passati due mesi, una mamma morta così. Allora è io vero. Me ne guardavo, mi guardavo da non piangere davanti a loro. È vero, Rita, un po' si giudica così, sempre, no? Il modo così in cui prima no, li ho perso tanti anni fa, mio padre, ma tanti anni fa ero una ragazza, questa cosa non c'era chi ti diceva ora basta. No, anzi, la vedova doveva quasi restare così, vita naturale. Questo no, questo no, anzi, no, questo no, perché poi la famiglia di mio padre era molto avanti. Arrivò il fratello di mio padre e disse a mamma, che mia mamma si scandalizzò, quando se ti vuoi risposare Amalia, e mia mamma disse, quello se lo chiama ancora mi risponde mio marito, cioè, ci rimase malissimo. L'emancipazione per dire anche allora. Però adesso è cambiato, non lo vogliono più quel dolore là. È vero. Rita, si tende sempre a giudicare come si soffre. Sì. Ecco, io ci terrei ad aggiungere proprio questo, perché in realtà quello che anche, diciamo, fa il soffrire attraverso i social è un po' come metterselo da parte, come se io condivido questo dolore talmente intensamente attraverso i social che posso vivere la mia realtà in maniera un po' più sollevata, no? Adesso invece ci troviamo nella storia che ci diceva Gemma, dovevamo un po' affrontare la realtà come unica strada per affrontare il dolore. Invece in questa nuova modalità di oggi si può dividere, no? Da una parte mi metto sul social a soffrire, a piangere dietro allo schermo mentre nessuno mi vede, così che io possa avere poi la forza di tornare nella mia vita reale, più carica e sicuramente più sollevata. Quindi c'è un aspetto, diciamo, positivo se consideriamo queste due cose. Però io quello che mi sento di dare come consiglio ai nostri telespettatori è che si può utilizzare questo come canale per sostenere, per convogliare le nostre emozioni, ma facciamo in modo che ce ne accorgiamo. Come farlo? Possiamo, per esempio, annotarci cosa pubblichiamo durante la giornata, quante foto, quante storie mettiamo, e poi annotiamoci anche le sensazioni che si allegano a quello che pubblichiamo. È molto importante tenerci in contatto con le nostre emozioni, altrimenti rischiamo appunto di dividere queste due realtà, quella virtuale e quella reale. Assolutamente. Beh, ora mi sta venendo in mente una cosa, mi dispiace, si parla del dolore, ma adesso diventa una battuta. Il mio dolore evidentemente è la politica, perché io faccio sempre posto contro i politici, tutti, non ne risparmio nessuno, contro tutto quello che si fa in Italia. Quindi il mio dolore vero è quello perché tu esponi quel tipo di... Evidentemente, ma sicuramente è un malessere. Sì, questo sicuramente sì. Un malessere. Evidentemente quello, non me ne sono ancora reso conto, perché sono anni. Certo, che ormai... Ma io guarda, ti dico la verità, mi piacerebbe un ridimensionamento. Ma bisogna... però dipende, no, allora, dire ci piace il ridimensionamento, ok, va bene, ma dobbiamo essere noi a ridimensionarci. Beh. Il singolo, e non bisogna aspettare che qualcuno te lo dica. È così. Rita, credo abbiamo poco altro da aggiungere. Sì, ci siamo detti tutti, ti saluto, ti aspetto in studio e ti auguro una buona giornata, buon lavoro. Anche a te, un bacione a tutti. Ciao. Vi ricordo che venerdì andiamo in onda alle 21, quindi in prima serata, perché il 25 novembre è giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che è un... Oggi 20?
Oggi è mercoledì 20, oddio ragazzi, è stata la domanda. Giornata mondiale per i diritti dei bambini. Ah, quindi l'altro quindi non giorno, ci dobbiamo non dimenticare il rispetto per i bambini, amore e rispetto per i bambini. Io lotterò sempre per i bambini, i ragazzi. È una tematica che da 19 anni, 20 anni in poi, non è che non mi interessano più le persone, ma sono già di un'altra età, hanno un'altra consapevolezza e non hanno bisogno di scudi. Io sarò sempre il loro scudo. Beh, ti fa onore, grazie. Così, per le fasce deboli, ci sono tante donne forti, ma ci sono anche tante donne che vanno invece aiutate e alcune di loro non ce l'hanno fatta. No, non ce l'hanno fatta. È giusto andare oltre anche il ricordo. Anche di questo abbiamo lavorato tanto, e tu lo sai, siamo venuti qua a parlarne, sono venuta con Gianni pure, le cose che ho scritto. Ma... E venerdì ne parleremo. Ma non c'è verso di far frenare il fenomeno. Concludiamo con una delle vostre melodie e poi dopo ci ritroviamo in cucina. Vai Napulera. Confetti Maxtress, con te nel giorno più bello. Confettimaxtress.it. Centinaia e centinaia di provini, 32 sono rimasti e inseguono il sogno di avere la loro occasione. Benvenuti alla prima puntata di Dammi un'occasione! Ed eccoli i magnifici 5 che sceglieranno i 10 che continueranno questa avventura. Con Marco Calone, Nancy Coppola, Stefania Lai, Giusy Attanasio, Enrico Femiano. E poi c'ho il mio amico di sempre, Fabio Bressa, speaker radiofonico,